Nell'Anconetano due fratelli trovano due bombe nel garage dell'anziana madre deceduta. Uno degli ordigni, perfettamente funzionante, è stato fatto brillare in una cava della provincia. Parte la rivoluzione del piano urbano del traffico a Fano. Questa mattina il primo sopralluogo per studiare la viabilità si inizia con i collegamenti ciclabili per poi passare al traffico veicolare. Al via i rilievi digitali dei cimiteri di Fano. L'obiettivo è quello di creare una replica virtuale interattiva che consentirà una gestione più efficace e trasparente delle sepolture e delle concessioni cimiteriali. È ripartita dalla primaria Gentile Puliamo il Mondo la campagna di Legambiente che ha individuato nelle scuole il suo terreno d'elezione. Altri 150 bambini coinvolti in lezioni di educazione ambientale ed interventi di rimozione dei rifiuti. Intanto lanciata anche una raccolta fondi per la creazione di un bosco urbano a Monteschiantello. Grande successo per le oltre 30 iniziative che hanno celebrato la Settimana della Cultura di Sant'Ippolito, arricchendo l'intero territorio. Domenica, la giornata conclusiva. Pallavolo, calcio e ciclismo estremo. Stasera su Fano TV torna Sportissimo, il focus settimanale sullo sport del territorio. Benvenuti ad Occhio alla Notizia, lo spazio informativo di Fano TV. Lo avete sentito dai titoli. Nella zona di Baraccola, nel comune di Ancona, due fratelli hanno trovato due bombe nel garage che stavano sgomberando dell'anziana madre deceduta anni fa. Dopo il rinvenimento, questa mattina, si sono presentati all'ufficio armi ed esplosivi della divisione PAS. I due hanno riferito alla polizia che il secondo marito della madre, anche lui deceduto, era un capitano dell'esercito in pensione. Dopo la denuncia, il personale specializzato della questura si è recato sul posto per la messa in sicurezza del garage e delle aree adiacenti, tenuto conto che il locale era in un condominio dove esistono altri 8 appartamenti. Nel frattempo è stata allertata la prefettura di Ancona che ha richiesto agli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Bologna di intervenire per la rimozione delle bombe con l'ausilio di una unità della Croce Rossa. La bomba a mano è risultata vuota, mentre la bomba da mortaio era perfettamente funzionante ed è stata dunque necessaria farla brillare in una cava della provincia. Non si è reso necessario evacuare persone dalle proprie abitazioni. Ponteggio pericolante in via delle Vetrerie in pieno centro a Pesaro. L'allarme è scattato questa mattina, poco dopo le 9.30, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e il responsabile del centro operativo del comune. Come vedete da queste immagini, si è provveduto a mettere in sicurezza l'area circostante la chiesa delle Zoccolette e i civici dal 9 al 15. Fortunatamente non si registrano feriti o autovetture danneggiate e le operazioni sono state condotte con la massima attenzione per tutelare i residenti e i passanti. Il ponteggio era stato originariamente posizionato come misura preventiva per evitare rischi derivanti dalla caduta di materiali dal cornicione sovrastante. Una scossa di magnitudo 3.7 si è verificata oggi intorno alle 17.45 e ha interessato la costa nord delle Marche. L'epicentro è risultato nel tratto di mare tra Fano e Senigallia, ad una ventina di chilometri dalla riva. Al momento non si segnalano danni, ma la scossa di terremoto è stata avvertita dai residenti della zona. Mobilità più sicura e sostenibile. Sono partiti oggi una serie di sopralluoghi strategici per trasformare la viabilità fanese. Si inizia dai collegamenti delle ciclabili per poi passare ai punti più critici del traffico veicolare cittadino. Presentato poco più di una settimana fa, l'amministrazione comunale di Fano è già al lavoro per l'aggiornamento del piano urbano del traffico, lo studio che vuole analizzare le criticità della circolazione stradale al fine di migliorare i punti critici della città, adottando interventi anche importanti.
Il progetto vedrà nella prima settimana esaminare tutte le ciclabili cittadine in sella alle bici, mentre nei prossimi giorni individuare i punti più cruciali dove si congestiona il traffico, ma questa volta a bordo di auto. Questa mattina abbiamo iniziato il giro di perlustrazione in bicicletta insieme ai tecnici di Net Engineering e anche l'assessore Curzi, insieme anche all'ufficio di viabilità e traffico. E dopo una settimana dall'incarico abbiamo subito iniziato questi giri di perlustrazione per far sì che le piste ciclopedonali abbiano la priorità rispetto al nuovo piano urbano del traffico che vogliamo realizzare il prima possibile. Quindi insieme alla professionalità dei tecnici inizieremo, abbiamo iniziato dal lungomare, faremo anche la prima, diciamo, cornice del centro storico, loro continueranno per tutta la giornata perché è prioritario creare nuove piste ciclopedonali protette per far sì che le persone possano spostarsi a piedi e in bicicletta in totale sicurezza. Siamo partiti da Via Arco d'Augusto, abbiamo percorso tutta la zona mare, dopo la zona mare ci sposteremo verso Via l'Italia, Via della Fornace, Via della Giustizia e quella zona là, per andare a concludere verso Via del Ponte, zona artigianale zuccherificio, per intanto fare i primi studi della mobilità dolce anche per mandare al lavoro le persone in sicurezza. I prossimi giorni, primo studio nella parte centrale anche con l'auto. In questa settimana sono partiti veramente a 100 all'ora tutti gli studi sul piano urbano del traffico. Una bella sfida lavorare per questo piano urbano del traffico, afferma Jacopo Ognibene, project manager della ditta Net Engineering di Padova, perché ci sono realtà diverse che si alternano durante l'anno, come residenti, turisti e soprattutto lavoratori. Il lavoro che abbiamo iniziato oggi con un sopralluogo molto dettagliato e molto puntuale proseguirà nei prossimi mesi con tante proposte in cui si cerca di tenere l'equilibrio fra le diverse componenti che interessano la mobilità di Fano. E al momento avete notato qualche criticità? Le criticità sono sempre le stesse, un po' in tutte le città. Bisogna tenere in equilibrio le esigenze di chi cerca un posto auto davanti a casa o davanti all'attività economica e la massa di persone che invece ha diritto anche di spostarsi in modo sostenibile anche per andare al lavoro. L'amministrazione è chiamata a fare anche delle scelte che per qualcuno possono essere un po' critiche, ma dal punto di vista tecnico la sfida è quella di mettere a valore e dare un grande segno sull'uso dello spazio collettivo, spazio che è di tutti e che tutti devono poter utilizzare al meglio. L'azienda ospedaliero universitaria delle Marche per il terzo anno consecutivo si classifica miglior ospedale pubblico d'Italia secondo il programma nazionale Esiti presentato oggi a Roma. Il report dell'Agenzia per i Servizi Sanitari del Ministero della Salute quest'anno le affianca l'azienda ospedaliera Careggi di Firenze e l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano tra gli ospedali privati. Oggi a Fano sono iniziati i rilievi nell'ambito del progetto innovativo di censimento e digitalizzazione delle aree cimiteriali. L'obiettivo è la creazione di un gemello digitale, cioè una replica virtuale e interattiva dei cimiteri comunali che consentirà una gestione più efficiente e trasparente delle sepolture e delle concessioni cimiteriali. Queste attività, ha spiegato l'assessore Talamelli, sono condotte da un'azienda esterna specializzata incaricata dal comune. I rilievi consistono nella mappatura delle aree con particolare attenzione alle tombe, cappelle, loculi e monumenti funebri. Tutto naturalmente si svolgerà nel pieno rispetto della sacralità dei luoghi e della tranquillità dei visitatori, evitando il più possibile il disturbo, in particolare in vista delle prossime ricorrenze. La conclusione dei rilievi è prevista per fine anno. Ed ora apriamo la pagina dedicata alle vostre segnalazioni. Una nostra telespettatrice ci fa notare lo stato e la pericolosità della strada comunale località Rosciano. È un tratto veramente abbandonato a se stesso, si legge nel messaggio, ed è rischioso per chi va in moto, in bici e anche a piedi, senza contare le numerose auto che ogni volta cercano di evitare le diverse buche presenti su tutto il tratto, invadendo corsie opposte. Inoltre, aggiunge la reporter, i fossi risultano sporchi e non in sicurezza.
Un'altra segnalazione di degrado invece del manto stradale ci arriva dal parcheggio di via Guarnieri nel quartiere di Fano 2. Si precisa, ha spiegato il telespettatore, che dal 1991 non è mai stato rifatto completamente. Sono intervenuti solo con rattoppi nelle buche che ad ogni pioggia si riaprono. Inoltre la segnaletica orizzontale è ormai inesistente. Educare i bambini a rispettare l'ambiente per avere in futuro cittadini migliori, ma anche per diffondere l'attenzione verso il pianeta fra gli adulti di oggi. È la strategia adottata da Legambiente con Puliamo il Mondo, la campagna ripartita in questi giorni alla primaria Gentile. Andrea Maduzzi. Trova il suo habitat ideale nella scuola, Puliamo il Mondo, la campagna che Legambiente sviluppa da tempo anche su questo territorio. Già 1500 i bambini coinvolti negli ultimi 4 anni in lezioni di cittadinanza attiva, mirate a sensibilizzare sul rispetto dell'ambiente e a promuovere buone prassi quotidiane, con particolare riguardo alla differenziazione dei rifiuti. Si punta così a costruire una società del domani consapevole dell'importanza di preservare il pianeta, ma nell'immediato anche sull'effetto moltiplicatore garantito da chi, all'interno della propria famiglia, può propagare il messaggio di cui la campagna si fa portatrice. È stata la scuola primaria Gentile, parte dell'istituto comprensivo Padalino, lo scenario della prima tappa di un tour che interesserà in queste settimane anche la secondaria di primo grado Gandiglio, la primaria Montesi e la secondaria di primo grado dell'istituto comprensivo Sant'Orso e la primaria Rodari dell'istituto comprensivo Nuti. L'agenda prevede che dopo un'incursione in classe per illustrare il significato dell'iniziativa, i principi e gli obiettivi che la ispirano, si guidino i bambini all'azione, impegnando a rimuovere i rifiuti da aree pubbliche, come è avvenuto per quella adiacente alla Gentile in occasione del primo appuntamento. Per noi è fondamentale educare i bambini non solo all'ambiente ma proprio all'amore e al rispetto nei confronti del pianeta in cui stiamo vivendo. È un'azione di educazione appunto civica e ambientale e serve non solo per far capire l'importanza del nostro pianeta, ma anche per far capire ai bambini qual è, perché si parte dai bambini per poi arrivare agli adulti, qual è la giusta gestione dei rifiuti all'interno della nostra città e qual è la giusta gestione dei rifiuti in generale. Esempio, la cartaccia non va buttata per terra dopo aver fatto merenda, ma va buttata nell'apposito cassonetto. Non solo questa cosa, se riusciamo bene nella nostra attività, la trasmettono anche a casa. Quindi i bambini, quando vedono i genitori che buttano qualcosa per terra, lo fanno presente che è un'azione sbagliata. La scuola, con le tantissime attività, le progettualità e anche con l'adesione a un protocollo di certificazione internazionale che è quello di EcoSchool, che è un riconoscimento importantissimo perché tutte e sei le nostre scuole ricevono questo riconoscimento che certifica il tanto impegno, il tanto lavoro che viene fatto con loro tutti i giorni. Ecco, questo va a testimoniare quanto sia importante per la scuola arrivare partire dai bambini sin dall'infanzia fino alla secondaria di primo grado. A fianco di Legambiente anche ASET, non solo assicurando la fornitura di guanti e sacchi e la distribuzione di gadget, ma condividendo integralmente lo spirito della campagna. Sì, ASET come azienda dei servizi per il territorio tiene tantissimo alla presenza nelle scuole per educare le giovani generazioni a dei comportamenti corretti e responsabili sia per l'oggi e soprattutto poi per il futuro, perché è vero che noi diamo servizi alla cittadinanza, ma è anche vero che l'azienda da sola non può farcela. Ha bisogno della collaborazione dei cittadini, sia degli adulti naturalmente, ma soprattutto dei giovani e delle giovani generazioni, perché noi oggi andando nelle scuole a spiegare i comportamenti corretti, in questo caso per la corretta differenziazione dei rifiuti, riusciamo a investire e a garantirci un futuro migliore. Sull'associazionismo impegnato su questi temi fa molto affidamento anche l'amministrazione comunale. È fondamentale. Le associazioni di volontariato che si occupano di questo tipo di iniziative collaborano in maniera davvero puntuale con l'amministrazione comunale. Abbiamo intrapreso già da diverso tempo, ripreso una serie di colloqui anche attraverso la sottoscrizione di protocolli d'intesa per far sì che nell'arco dell'anno ci siano puntualmente e periodicamente una serie di attività che appunto coinvolgano gli studenti, ma non solo, anche le aziende, perché abbiamo patrocinato degli eventi dove erano coinvolti in team building, quindi lavoratori di aziende, per far sì proprio che questo tipo di messaggio venga trasmesso a tutti.
Il Circolo Legambiente di Fano ha lanciato una nuova campagna di raccolta fondi con lo scopo di creare un bosco urbano nella nostra città. Sentiamo. Rendere Fano più verde, più sana e sostenibile con l'aiuto dei cittadini è l'obiettivo di Legambiente, che sta portando avanti un progetto di riforestazione. In che cosa consiste? Abbiamo individuato una zona all'interno del comune di Fano per riforestare. In questo progetto, che è un progetto pluriennale, perché già l'anno scorso abbiamo fatto una prima piantumazione coinvolgendo tutta la cittadinanza, è un progetto pluriennale perché ogni anno, essendo l'area che il comune ci ha destinato molto ampia, cerchiamo ogni anno di fare una piccola raccolta fondi, una raccolta fondi per poter continuare questa piantumazione e coprire tutta la superficie. Qual è la zona scelta e come possono contribuire i cittadini? Allora, la zona scelta è Monte Schiantello di Fano. I cittadini, in questo caso, sono fondamentali perché il progetto si basa sulla legge Un albero per ogni nuovo nato. Come può partecipare il cittadino? In questo caso può partecipare sicuramente alla festa dell'albero e venire con noi a piantare queste piante, ma anche con un piccolo contributo ci aiuterà a sostenere quei costi di manutenzione, di gestione, di lavorazione dei terreni e quant'altro, per far sì che tutto il progetto in toto poi venga realizzato. Coinvolgerete anche le scuole? Assolutamente sì, le scuole sono all'interno di questo progetto e sono il fulcro, perché quello che dobbiamo fare noi, dobbiamo passare un messaggio alle nuove generazioni, anche se poi in verità quando poi ci troviamo a parlare con le scuole spesso e volentieri ci troviamo noi a ricevere questo messaggio, perché i bambini sempre di più sono attenti e arrivano con la coscienza già che questa terra non è solo un posto dove vivere, ma è davvero la madre che ci ha dato la vita. Chi si prenderà cura poi di questo bosco? Nel progetto di questo bosco ci sarà i primi 2 anni dove verrà fatta una piccola manutenzione, degli sfalci sostanzialmente e un'irrigazione di soccorso se necessaria. Dopodiché l'area, appunto, come abbiamo già detto, indicata, verrà lasciata all'espressione naturale del bosco per fare in modo che si ricreino quei cicli, quelle dinamiche che creano alla crescita spontanea dei vegetali e a fare in modo che si ripristini un ecosistema naturale genuino. Il messaggio di questo bosco è un messaggio di pace. Si fa tanto di parlare di guerra e allora io vi ho portato queste 2 foglie che mi ha donato un albero secolare, e nel chiedervi questo aiuto, questo contributo per realizzare questo bosco, vi dico: in che mondo volete vivere? In un mondo che sta marcendo o in un mondo che sta germogliando? Il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Occhielli, ha inviato una lettera al governo per esprimere una ferma opposizione ai nuovi tagli previsti dalla legge di bilancio, che imporrebbero ulteriori sacrifici ai comuni e di conseguenza ai cittadini. La missiva, indirizzata al Presidente del Consiglio, ai Ministri dell'Interno e dell'Economia, ai Presidenti di ANCI nazionale e regionale, al Presidente di ALI e al Prefetto di Pesaro e Urbino, ha l'obiettivo di ricordare all'esecutivo che i comuni, essendo in prima linea nel rispondere alle esigenze dei cittadini, non possono essere continuamente penalizzati per fare cassa. Qualora i tagli si concretizzassero, ha concluso Occhielli, l'amministrazione sarebbe costretta a ridurre i servizi offerti o a aumentare le tariffe. E il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Fano, Francesco Panaroni, ha depositato un'interrogazione per avere informazioni sul futuro della Dini Salvalai. Infatti, dall'entrata in funzione del nuovo centro natatorio, finanziato dalla Fondazione Carifano, la vecchia piscina è stata dimessa. Si tratta di un impianto di proprietà della provincia e sembra, ha precisato Panaroni, che l'ente sia disposto a cederlo ad una cifra simbolica di 19.000 euro. Il consigliere chiede quindi al sindaco e alla giunta se stiano pensando di acquisirlo, se abbiano contezza di quale importo occorrebbe per la bonifica dell'amianto e se non pensano che, avendo a disposizione una seconda piscina, si possa ampliare l'offerta di impianti sportivi rivolta alla cittadinanza. Da Fano a Roma, dove è stato presentato il film sul Carnevale di Fano, che a breve sarà proiettato nelle sale cinematografiche della città.
da dei vince il carnevale. Un'emozione forte quella che hanno vissuto i componenti della delegazione fanese che nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, grazie alla collaborazione della Film Commission della Regione Marche, hanno potuto assistere alla presentazione ufficiale del film del Carnevale di Fano, realizzato da Andrea Lodovichetti, Luca Caprara e Nicola Nicoletti. Per l'occasione, infatti, gli autori hanno realizzato un breve video di presentazione che è stato proiettato negli spazi di Alice nella città. Nel docufilm, ha raccontato Lodovichetti, l'intera comunità prende vita in un'opera che celebra la nostra cultura. Ricordi, filmati e una tradizione, quella della cartapesta e dei maestri carristi, che generazione dopo generazione hanno saputo costruire tra creatività, ingegneria e manualità dei palcoscenici viaggianti chiamati carri. Poi il volone, il suo incontro con un bambino. Lui non sa nulla del Carnevale di Fano. Chi meglio di una maschera per accompagnarlo tra sfilate, costumi e dolciumi e per raccontargli che in fondo il Carnevale non è soltanto una festa, ma qualcosa di più, un sentimento, uno stato d'animo che scalda il cuore di una città e di un intero territorio. Ci sarà un attore protagonista che è il piccolo Edoardo, ma tutta la città, tutta la nostra comunità, tutta la nostra regione, e valorizzeremo al meglio questo docufilm lanciando a marzo la candidatura a Carnevale d'Italia all'interno dell'UNESCO. Quindi un lancio importante per un docufilm che sicuramente farà grande successo, come è stato fatto anche per Pescamare, sempre di Andrea Lodovichetti. Quindi grazie al Ministero della Cultura e alla Regione Marche per aver sostenuto questo importante progetto. La proiezione al Festival del Cinema di Roma è solo un antipasto, perché nei prossimi giorni il film dedicato al Carnevale sarà proiettato anche nelle sale cinematografiche di Fano. È un grande onore per la città di Fano, ma soprattutto per il Carnevale, essere qui oggi a Roma a presentare il film sul Carnevale, un prodotto unico per cui hanno lavorato tanti mesi i registi, gli attori e buona parte della città. Con il Carnevale, col film sul Carnevale di Fano, intendiamo promuovere lo stesso Carnevale e lanciare il nostro Carnevale come un Carnevale identitario, un Carnevale dentro il quale immergersi ogni anno per passare veramente delle settimane spensierate ma anche ricche di storia e di tradizione. Questo è il nostro Carnevale e con questo film siamo convinti che entrerà ancora di più nei cuori non solo dei cittadini fanesi ma anche di tutte le persone che sono affezionate al nostro Carnevale. Domenica scorsa si è conclusa la settimana della cultura dedicata a Sant'Ippolito, il paese degli scalpellini. Ce ne parla Cristiana Guerra. Oltre 15 associazioni coinvolte e 30 proposte, fra mostre, laboratori per grandi e piccini, presentazioni editoriali e passeggiate. Sono le iniziative organizzate a Sant'Ippolito, il paese degli scalpellini, che ha celebrato la settimana della cultura. Dal 21 al 27 ottobre, infatti, il borgo è stato coinvolto nell'ambito del progetto simbolo dedicato alle eccellenze della provincia, 50x50 capitali al quadrato. Sui passi di Aimonetto, il titolo del programma dei 7 giorni, con il quale è stato omaggiato il primo maestro locale, secondo i documenti storici, dell'arte dell'intarsio della pietra arenaria, di cui è ricco il territorio. Una settimana che ha unito patrimonio paesaggistico alle tradizioni secolari, ha sottolineato il sindaco Marchetti. È stata una settimana veramente ricca, ma soprattutto una partecipazione che va molto al di là delle nostre aspettative, quindi è stato un investimento azzeccato. I complimenti vanno chiaramente innanzitutto alla città di Pesaro, che ha voluto investire sulla cultura come motore per farci stare insieme e per arricchire il nostro territorio. Abbiamo fatto ad esempio 3 percorsi lungo il nostro territorio, riscoprendo la nostra storia, le nostre bellezze, le nostre particolarità, e tutto questo ha dato frutto anche di riandare a prendere le nostre radici, le nostre tradizioni, dargli un respiro in più, chiaramente partendo da quello che è il nostro fiore all'occhiello, che sono gli scalpellini di Sant'Ippolito. Questa è stata anche l'occasione per dare alle stampe una nuova pubblicazione a cura del professor Savelli sulla storia dei nostri scalpellini. Questa nostra settimana, chiamata intitolata ai passi di Aimonetto, che è il primo scalpellino della storia, sarà un impegno che abbiamo l'obbligo di ripetere anche nel futuro, valorizzando sempre la nostra grande tradizione degli scalpellini. Ogni angolo del centro storico è una piccola opera d'arte che testimonia il secolare operato di maestri artigiani dal grande talento artistico, che con il loro faticoso lavoro, ma anche tanta passione, hanno creato quello che può essere definito un museo a cielo aperto. Tra gli scalpellini del luogo, Natalia Gasparucci,
che con la sua passione, iniziata quasi per gioco, ha celebrato i 30 anni di attività. Da allora ha partecipato a mostre in Italia e all'estero e le sue opere si trovano nelle più svariate collezioni private. La mia storia è nata proprio per gioco. La vecchia presidente della Proloco 30 anni fa e oltre, una mattina mi vede e dice: guarda che devi venire a scalpellare, tra l'altro è stata la mia maestra di scuola elementare. Tu eri brava in disegno, devi venire a lavorare la pietra. Io dico: ma che scherziamo, e chi è capace? No, tu sarai capace. Difatti aveva visto bene e abbiamo cominciato a fare i primi corsi di scultura. Sono autodidatta. Dopo l'insegnamento di due corsi che mi ha insegnato il professor Biagiotti di Urbino, a me piaceva così tanto che ho cominciato a scalpellare. Prima ho cominciato in una piccolissima bottega e adesso invece c'è un bel atelier. Presente l'ultima giornata del progetto dedicato alla cultura di Sant'Ippolito, il vice sindaco di Pesaro Vimini, che ha sottolineato come anche altre capitali italiane ed europee si stiano ispirando a questo tipo di modello. Ha permesso di fare rivenire fuori tante energie, tanta voglia di fare, tanta bellezza, tanta creatività. Un mosaico che tante altre province magari hanno, ma poche hanno avuto l'opportunità e la volontà di mettere in rete come noi stiamo facendo, e può diventare ora sì, visto che i tempi si avvicinano, un grande bagaglio verso la capitale europea della cultura 2033, che in realtà si assegnerà tra 3 o 4 anni, perché poi organizzativamente è uno sforzo a 2-0 in più rispetto a quella italiana ed è una mezza olimpiade fondamentalmente. E tra poco su Fano TV torna Sportissimo, sentiamo allora quali sono le discipline e gli ospiti di questa nuova puntata. Pallavolo, calcio e ciclismo nel menù della puntata di stasera di Sportissimo in onda dopo il TG. Ospiteremo il presidente della Smart System Essence Hotels, Emilio Cenerilli, per commentare la vittoria ottenuta domenica su Cuneo al termine di 3 ore di battaglia e alla vigilia dell'impegno infrasettimanale di Pineto. Poi il calcio con il Sant'Orso e il vicepresidente Antonio Canapini, accompagnato dall'allenatore Filippo Vergoni. In questo caso ci occuperemo dell'ultimo pareggio ottenuto sul campo della Piaggio Nazzaro e in generale dell'andamento della stagione. Infine il ciclismo e in particolare il fondo con Francesco Piersanti e Pino Leone della Società Ciclistica Dilettantistica Fanese. E domani alle ore 20 andrà in onda l'ultima puntata della stagione di Teleracconto. L'ospite di Sergio Ferri sarà l'assessore agli eventi e manifestazioni del Comune di Fano, Alberto Santorelli. Subito dopo di noi, come di consueto, le previsioni del tempo e, come annunciato, una nuova puntata di Sportissimo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata sul nostro canale. Arrivederci.